Adesso parliamo del viaggio a Lourdes che stanno compiendo proprio in questi giorni 700 tra malati e dei volontari, giovani volontari che insieme a tante associazioni di Torino, della provincia e anche del Piemonte sono partiti il 25 aprile per la città francese Lourdes per un viaggio della speranza. Noi siamo andati proprio il 25 aprile alla stazione di Porta Nuova per raccogliere alcune testimonianze. Con loro c'era anche il vescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, che ha compiuto un pezzo di viaggio insieme a pellegrini, ammalati e volontari. Vediamo la prima parte di interviste. Quando ho scelto di venire a Lourdes l'ho scelto perché comunque il servizio è una cosa che a me mi dà molto e poi sono già stato 3 anni fa e ho voluto riprovare questa esperienza. E per me è proprio un effetto strano perché comunque ho degli ammalati, comunque dei disabili che secondo te non ti danno niente, in realtà ti danno moltissimo anche se non ti aspetti niente da loro. Diciamo che i giorni prima ero un po' spaventata perché non sapevo bene cosa aspettarmi, però man mano anche stamattina, mentre da quando sono partita da casa e sono arrivata qua, diciamo che la paura si è trasformata un po' in entusiasmo. Non vedevo l'ora di arrivare qua, di salire sul treno con tutti gli altri. E il fatto di sapere che comunque ci sono altri giovani che come me è la prima volta che si approcciano ad un viaggio di questo tipo è confortante perché so che c'è anche altra gente che sta vivendo le stesse cose che sto vivendo io. Il servizio che andremo a fare sarà veramente emozionante, quindi insomma l'augurio che ci faremo è quello di essere il più utile possibile a tutte queste persone e imparare tantissimo perché porteremo sicuramente a casa tante cose. Sempre un momento molto emozionante pensare a questo viaggio in treno. Tante ore, ma anche con tante possibilità di avvicinare le persone, i malati in modo particolare, e poi anche i volontari e con tutti gli operatori. È un vivere veramente una giornata intera insieme, nello stesso treno. Diventa un momento arricchente di relazione, di amicizia e di preghiera anche, perché certamente questo è un pellegrinaggio e quindi già ci abituiamo alla preghiera di Lourdes, che sarà poi uno dei momenti più belli e forti anche per i malati in modo particolare. Io ho sempre trovato nel pellegrinaggio a Lourdes grande arricchimento anche per la mia fede, per il mio amore anche verso i poveri, verso i sofferenti. Abbiamo sentito le parole dei giovani volontari che partono per Lourdes e anche le parole del vescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, che peraltro è già tornato e stasera la consolata officerà la messa per il lavoro, per celebrare il lavoro. Altre interviste che abbiamo realizzato prima della partenza del treno della Speranza. Significa questa partenza, questo viaggio, non è un viaggio come gli altri? Sì, direi che è un bel evento diocesano, di chiesa. Tutte quante le associazioni diocesane che accompagnano normalmente i malati pellegrini a Lourdes si sono messe insieme. Abbiamo con noi l'arcivescovo che ci accompagna in questo lungo viaggio. Ci sono molti malati, ci sono molti giovani, molti volontari. Credo che sia una bella esperienza, soprattutto vissuta in questo anno della fede che stiamo celebrando. Una bella testimonianza che credo farà veramente un gran bene alla nostra diocesi e alla nostra città, di Torino. Don Marco dell'Arcidiocesi di Torino e infine vediamo l'intervista con una volontaria, Maria Paola Tripoli, presidente della nuova associazione Orizzonti di Vita, tra le associazioni che ha organizzato questo viaggio. Maria Paola, manca poco al viaggio, non è la prima volta che ci vai, ma c'è comunque un filo di emozione? Sì, è un filo di emozione perché ritorno con un gruppo di 25 giovani a Lourdes, la mia prima esperienza è stata nel 2005 e adesso ci vado come senior, come si suol dire. È sempre una bella esperienza perché qua si incontra gente che crede, gente che vuole trovare la fede, gente che ti sostiene, gente che ti fa capire che anche la sofferenza ti fa crescere. E la solidarietà soprattutto aiuta anche chi soffre, ma aiuta anche chi diventa solidale. Quindi è una bella avventura, partiamo, è una liberazione, oggi è la festa della liberazione, c'è anche una liberazione dalla paura, una liberazione dall'egoismo, una liberazione dall'indifferenza. E questa secondo me è la prima grande vera liberazione alla quale dobbiamo impegnarci tutti.
Questo conferma anche il grande valore, lo spessore anche organizzativo di tutte le associazioni. Beh, il volontariato è formidabile, qui ci sono centinaia e centinaia di volontari e devo dire che il Piemonte, lo conosco come vicepresidente del Consiglio regionale del volontariato, so quante ce ne sono, starei per dire meno fanno rumore e più lavorano. E quindi questo è molto bello, qui ci sono tanti signor nessuno che sono grandi, sono indispensabili per chi soffre. Naturalmente aspettiamo il ritorno della comitiva da Lourdes, rientreranno dopodomani, 1° maggio, per poi ospitarli nei nostri studi.